parlare di HTA dopo che tutti questi esperti hanno parlato di HTA senz'altro non è semplice. Io vi porto il punto di vista dell'industria. Innanzitutto questa è una diapositiva che arriva da Eucomed e mostra come effettivamente il processo di HTA per quanto riguarda il medical device sia molto così vario e variegato rispetto al processo di HTA del pharma. Effettivamente l'HTA entra in momenti diversi della vita di un dispositivo e questo quindi diciamo può creare delle criticità, soprattutto ad esempio si vede come l'HTA sia effettuato, e l'abbiamo sentito anche proprio nelle relazioni precedenti, e a livello centrale, a livello poi locale, quindi dagli ospedali stessi, e soprattutto che non ci sia poi una correlazione fra il processo di HTA e il procurement. Quindi questa è la situazione attuale. Ma questa situazione attuale effettivamente ricalca quelli che sono i bisogni del nostro sistema sanitario nazionale? No. Perché questo? Perché noi aspiriamo ad avere un sistema sostenibile, e un sistema sostenibile si verifica nel momento in cui l'appropriatezza viene presa come caposaldo per l'utilizzo e l'introduzione dei dispositivi, e quindi poi la razionalizzazione effettivamente delle risorse sempre più scarse, però sostenute da un principio di appropriatezza, portano poi effettivamente a generare un sistema virtuoso. Ma oggi noi in che situazione viviamo? La situazione è, diciamo, senz'altro lontana da quello che è lo stato desiderato. L'accesso per quanto riguarda la tecnologia è spesso limitato, c'è un razionamento delle risorse, quindi non una razionalizzazione. C'è pochissimo attenzione al valore dell'innovazione e soprattutto c'è un'assenza di processi di post-market strutturati che permettano effettivamente di avere una chiara visione di quella che è una valutazione della tecnologia utilizzata. Quindi, insomma, si auspica anche che questo possa cambiare. Ma inoltre le politiche in atto oggi sono contro tutto il governo dell'innovazione tecnologica. Parliamo di tagli lineari, della mentalità a silos. Intendo ad esempio che quelli che sono le limitazioni dei capitoli di spesa impediscono il passaggio delle risorse da un'area ad un'altra e conseguentemente limitano anche le possibilità. Ci sono senz'altro il contenimento dei budget e poi gli acquisti standardizzati. Ma nel momento in cui si introduce una nuova tecnologia, si presuppone che ciò che insomma ci si aspetta è che la valutazione avvenga basandosi su quattro principi: la tempestività, la trasparenza, la sostenibilità e l'equità. Noi chiediamo che vengano fissate delle regole chiare. Oggi è tutto lasciato alla discrezione dell'individuo e spesso, ad esempio, per quanto riguarda l'equità, non sempre viene valutata e conseguentemente poi non c'è una garanzia di accesso omogeneo per i cittadini alle nuove tecnologie. Ecco, noi ci auspicheremo che questo effettivamente possa cambiare. Possa cambiare e come deve cambiare, o come deve essere gestito il cambiamento? Deve essere gestito attraverso quello che è, se volete, il governo dell'introduzione della nuova tecnologia, che si basa fondamentalmente su tre principi: la corretta codifica delle prestazioni, la reale valutazione delle tecnologie e gli adeguati meccanismi di rimborso. Nel momento in cui parliamo di corretta codifica delle prestazioni, noi chiediamo che ci sia effettivamente un percorso a valenza nazionale, e quindi qui ci ritroviamo molto nelle cose che sono state dette nel corso di questa tavola rotonda, che permette effettivamente di avere regole certe per l'introduzione delle nuove tecnologie. In questo senso noi siamo parte del tavolo dell'innovazione, ma abbiamo anche sentito parlare stamattina proprio del progetto ITDRG, sono progetti strategici che muovono in questa direzione. Quindi, insomma, la codifica delle prestazioni in modo centralizzato rispetto alla frammentazione alla quale magari spesso ci troviamo di fronte. La stessa cosa vale per la... Scusatemi,
Ho fatto un... Va bene. La valutazione delle tecnologie, deve avere una valenza nazionale, è stato detto dai relatori nel corso della tavola rotonda, deve essere basato su regole condivise e assolutamente deve prevedere il coinvolgimento di tutti i principali stakeholders. Fondamentale il fatto che ci sia quindi una cabina di regia nazionale che si basi su competenze regionali e poi su quelle che sono le eccellenze presenti nel nostro paese. Quindi ci troviamo molto d'accordo su quello che è stato detto sino ad ora. Last but not least, i meccanismi di rimborso. Meccanismi di rimborso che effettivamente ci auspichiamo che possano essere definiti a livello centrale. Oggi noi ci troviamo di fronte ad un sistema molto frammentato e conseguentemente anche i livelli di rimborso poi effettivamente non risultano essere omogenei, ma soprattutto noi auspichiamo che questi adeguati meccanismi di rimborso considerino il corretto rapporto costo-efficacia del quale è necessario tenere conto. E poi all'interno del costo efficacia ci sono tutta una serie di elementi che concorrono a determinare il valore della costo efficacia. E questo è senz'altro un elemento molto importante. Ma quale tipo di HTA? Un tipo di HTA, allora innanzitutto HTA necessaria per garantire un sistema più sostenibile, più efficace, più efficiente ed equo, ma soprattutto HTA che permetta di valutare dove, su quale tecnologia investire e su quale disinvestire. Questo diventa un elemento molto importante, quindi elemento di scelta per la destinazione di risorse che, come abbiamo visto e abbiamo sentito in questi giorni, comunque sono scarse o, per meglio dire, non sufficienti per poi far fronte a tutte le necessità. Nel momento in cui si deve introdurre una nuova tecnologia, ecco che dobbiamo pensare a tre step fondamentali. Innanzitutto bisogna prima riconoscere quale tecnologia vada sottoposta a valutazione, dopodiché ci sia effettivamente un HTA, il governo dell'innovazione. Vi ricordate il puzzle che vi ho fatto vedere, quindi la corretta codifica, la valutazione della tecnologia e gli adeguati meccanismi di rimborso, fino ad arrivare poi al sistema di acquisti, dove, e qui mi permetto di stressare la cosa, la qualità non sia un orpello, ma è una condizione sine qua non. La qualità deve essere valutata e deve avere un peso importante nelle decisioni di acquisto. Ecco che allora noi che cosa proponiamo? Noi proponiamo due processi, se volete, due percorsi. Uno per la valutazione della evoluzione tecnologica, ne abbiamo sentito parlare stamattina, cioè equivale a qualcosa che è una tecnologia già esistente che evolve, fatta di 5 step, non sto ad elencarvi gli step, anche perché attorno al tavolo ci sono esperti che conoscono molto meglio di me la materia, comunque 5 step molto chiari attraverso cui fare la valutazione della tecnologia matura. E dopodiché invece c'è il percorso dedicato a ciò che noi proponiamo, è la formula di valutazione per la disruptive technology. Ecco che allora nel momento in cui noi parliamo di vera innovazione, e stamattina il vicepresidente Frattini ha fatto un esempio eclatante che, se volete, sono le valvole transcatetere, ma ce ne sono anche tanti altri, ecco che allora il percorso è più articolato, entrano 3 nuovi elementi rispetto al percorso precedente e sono rispettivamente il terzo punto con l'individuazione dei centri autorizzati per lo studio di valutazione, la costruzione di un comitato scientifico e la definizione dello studio, quindi di tutto ciò che permette di valutare veramente la disruptive technology e l'innovazione vera.
Grazie per l'attenzione.